Ciao a tutti, oggi facciamo un'altra lezione sul violino e faremo la lezione sulle corde a vuoto, le corde a vuoto del violino, cioè senza essere tastate dalla mano sinistra. Useremo solo l'archetto per iniziare a familiarizzare con le corde sul tocco che bisogna tenere e sullo spostamento dell'archetto sulle varie corde, dalla corda numero 1, 2, 3 e la quarta, e poi torniamo indietro dalla quarta, 3, 2 e 1 sulla prima corda. Per prima cosa dobbiamo accordare il violino. Questa è una cosa che bisogna fare prima di suonare. Io uso sempre l'accordatore elettronico e mi controllo l'accordatura. È un banchettino basso, allora me la alzo con la meccanica. È verde. Adesso mi accordo il La, che va bene, poi il Re, che va bene uguale, e il Sol, che è basso. Allora me lo alzo un po'. È un accordatore un po' più economico, però l'altezza più o meno che è quella del Sol. Dopo fatta questa operazione, abbiamo l'archetto. L'archetto, se non è tesa, diciamo i crini che sono, allora con questa vitina qua me li tendo un po' e avrò una, diciamo, una pressione più o meno una tensione di questa di questo tipo, ecco qua. Poi, se devo un po' anche metterci un po' di pece sui crini dell'archetto, ci faccio anche questa operazione. Operazione qua, in modo da avere. Questa è la pece. Mi passo un po' sui crini dell'archetto, in modo da avere più aderenza quando i crini sfregano la corda, si ha più aderenza sulla. E adesso iniziamo sulle corde a vuoto. Faremo una figurazione di quattro quarti. Quattro quarti, immaginiamo che l'archetto, che è l'intero, che è quattro quarti, lo dividiamo in quattro sezioni uguali, quattro sezioni uguali, formando 4 quarti. E diciamo è immaginario questa divisione dell'archetto, giusto per far capire i tempi anche capire a noi stessi i tempi che ci vuole da passare o dal tallone alla punta o dalla punta al tallone, e dobbiamo suddividere in 4 tempi uguali per avere un tempo 4 quarti. Scandiamo questi tempi man mano che l'archetto scivola, sfrega le corde ed emette un suono, il suono che è. Allora faremo il primo esercizio di 4 quarti, cioè un suono lungo che vale una misura.
la misura è, diciamo, a quattro tempi, e io, secondo la velocità che voglio che sia in questa misura, mi regolo la velocità dell'archetto che passa sulle corde, che sfrega la corda. Io ho messo un tempo di 80. Ottanta BPM. Qua. Sarebbe 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Diciamo che questo tempo, se voglio far sentire una semibreve, devo avere questa velocità che dal tallone vado alla punta, avendo questo 1, 2, 3, 4. Questa, diciamo, mi regolo la velocità da avere. Se poi lo voglio rallentare, lo metto a 72. 72, avrò una velocità di sfregamento che adatterò alla lunghezza dell'archetto. Allora, ecco, questo è il primo esercizio che tra l'altro è uno dei più difficili perché bisogna controllare bene la velocità dell'archetto e controllare bene che non si hanno delle forze che possono contrastare al suono che deve uscire con libertà e bisogna tenere diciamo tante accortezze per avere un suono quanto più
buone possibili. Certo, i primi tempi si avranno dei miagolii, dei grattamenti, delle cose, però bisogna abituare la mano, il polso, tutto di essere, diciamo, spalle, testa, capo, abbastanza rilassato. Fate questo esercizio per un po' di tempo per familiarizzare bene di come utilizzare l'archetto, la forza che devi mettere, in modo da ti concentri bene sul suono. Poi dopo questo qua verrà, diciamo, questa abilità, questa cosa in velocità. Si avranno un suono molto più pulito se uno fa questo esercizio già lentamente e con intelligenza, cioè sentendo e ascoltandosi e correggendosi nei vari errori che uno commette facendo questo esercizio. Bene, questo esercizio lo fate per 10 minuti, però con tranquillità, senza eccedere nei primi tempi, perché poi uno si stanca, l'archetto bisogna tenerlo con una forza sempre regolare, e allora diciamo uno nei primi tempi non ha questa abilità e la deve acquistare un po' alla volta. Bene, mi raccomando, iscrivetevi al canale così avete anche l'opportunità di fare delle domande e avere dei video di risposte nel caso che qualche chiarimento, qualche dubbio che io posso rispondervi, diciamo. Bene, questo esercizio lo fate per una settimana. Poi ci vediamo al prossimo video dove iniziamo a vedere un'altra figurazione, la figurazione della minima. Ora abbiamo visto quella della semibreve. Faremo la figurazione della minima e l'esercizio lo amplieremo anche con i vari figurazione, le figurazioni ritmiche e arricchiremo questo concetto. Bene, vi rimando al prossimo video. Ciao a voi tutti.